Sì, grazie per la linea. Qui accanto a me ho Francesca, Alessandro, chiaramente c'è anche Don Claudio, ma ci andremo fra pochissimo. Partirò da loro per capire com'è andata l'esperienza a Lourdes. Loro sono della parrocchia di San Nicola ad Andria. Francesca, parto da te. Allora, com'è andata? Qual è stato il momento che più ti ha colpito maggiormente a Lourdes? Allora, mi è piaciuta soprattutto la Via Crucis perché ci ha permesso di indagare molto su noi stessi e quindi sempre più di avvicinarci alla religione, che naturalmente in questo viaggio è il soggetto principale di ciò che stiamo esplorando, però non mette in secondo piano. Mi è piaciuta molto la Via Crucis perché non ha messo in secondo piano noi stessi senza valorizzare, senza dar, se, dando spazio quindi anche ai nostri sentimenti, alle nostre opinioni a riguardo. Che cosa ti sta dando al momento questa esperienza? Mi sta aiutando ancora di più a, alla fine, prendere un'effettiva risposta riguardo ciò che voglio professare in futuro anche di religione. Quindi, in un certo senso, mi sta molto avvicinando a una risposta che voglio prendere nella vita. Grazie. Alessandro, invece siamo vicini ormai alla giornata mondiale della gioventù, siamo nella settimana della giornata mondiale della gioventù di Lisbona. Quali aspettative? Sì, sicuramente il fatto di incontrare tantissimi giovani è motivo in più per credere nella fede cattolica. Infatti è molto difficile al giorno d'oggi trovare qualcosa che accomuni così tanti giovani. Quindi siamo molto entusiasti per questa nuova Ed esperienza. evidentemente sei anche molto emozionato. È un momento per condividere l'amicizia con appunto i tuoi amici della parrocchia di San Nicola, ma evidentemente anche con ragazzi delle altre città, penso a Canosa di Puglia o alle stesse altre parrocchie di Andria, penso anche a ragazzi di Minervino e poi a tutti quelli che tu e i tuoi amici state incontrando per strada lungo il vostro percorso. Sì, è veramente un motivo di orgoglio, anche perché la nostra parrocchia è la più numerosa nella diocesi di Andria, quindi ci sentiamo veramente protagonisti di questo pellegrinaggio, che oltre al divertimento ci rende dei cattolici un po' più autentici. Più Quindi, consapevoli. sì. E hai trovato anche molto suggestivo il momento delle fiaccole, la processione della luce, quindi con i flambeau a Lourdes. Sì, vedere tanti giovani riuniti in quel momento è stato veramente emozionante. Al tempo stesso, come ho già detto, ognuno di noi nella sua diversità è anche protagonista Di questa esperienza. sì, di questa esperienza. Grazie, grazie anche a te Alessandro e buon cammino anche a Francesca. Don Claudio Stillavato, parroco della chiesa di San Nicola ad Andria. Don Claudio, quante GMG hai vissuto? Beh, ormai questa è la sesta GMG. Ho iniziato nel lontano 2000 a Roma, ero ancora un ragazzo, non ero neanche sacerdote, e adesso mi ritrovo a vivere questa sesta GMG, e ogni GMG, caro Luca, ti assicuro che è sempre diverso, perché lo spirito è diverso, le persone sono diverse. La cosa però che ci accomuna sicuramente è la gioia di esserci e la gioia di condividere con migliaia di giovani. Il valore, la particolarità di questa esperienza a Lisbona. Beh, sicuramente tutti quanti nella nostra memoria abbiamo il recente passato che è il Covid, e quindi immaginarci ora con tutta la libertà da vivere, da condividere, sicuramente è quel valore aggiunto a questa GMG. Ce la ricorderemo come la prima dopo le restrizioni del Covid. Don Claudio, per chiudere, è imminente l'incontro di questi ragazzi con Papa Francesco. Che cosa dici loro? Di gustarci tutti i momenti. Non è semplice incontrarlo, non è semplice averlo così vicino, non è semplice avere un Papa che si dedica completamente ai giovani. In questi giorni lo avremo tutto per noi e sarà fantastico. Grazie Don Claudio, grazie ai ragazzi della parrocchia di San Nicola di Andria. Ora ascoltiamo la testimonianza di Padre Nicola Ventriglia, che ci ha condotto sui passi di Bernadette, e poi restituisco la linea allo studio. Ciao!
venire qui significa imparare, perché questo luogo è il luogo della grazia e quindi ci aiuta a imparare ad avere rapporti veri, rispettosi, sani con tutti. Sono padre Nicola Ventriglia degli Oblati di Maria Immacolata, cappellano coordinatore qui a Lourdes per gli italiani. Lourdes è il luogo della grazia, la grazia del Vangelo. Ecco, venire a Lourdes significa entrare in questa grazia, perché qui Maria ha incontrato Bernadette e il loro incontro è stato un vivere in pienezza quell'annuncio che Gesù è venuto a portare, e Maria ne è stata una testimonianza, andando a cercare l'ultima di Lourdes, colei che non valeva niente per i lourdesi, e lei l'ha resa una persona importante, tanto da parlarne ancora oggi. La GMG e il tema è bellissimo anche che il Santo Padre ha dato ai giovani, no? Questo alzarsi in fretta, e che riprende l'immagine di Maria che si mette in fretta per andare a mettersi a servizio della sua di Santa Elisabetta, e quindi i giovani da qui possono partire ancora di più rinnovati in questo desiderio di voler fare sul serio con la propria vita e mettersi a servizio degli altri, e quindi si serve se stessi nella misura in cui si servono gli altri, e questo credo che sia uno dei messaggi più belli che i giovani possano portarsi via da Lourdes per andare verso la GMG di Lisbona.